Challengers di Luca Guadagnino è una commedia che ha portato nelle sale moltissima gente giovane, un pubblico assai diverso da quello che normalmente ci aspettiamo nei cinema adesso, perché è un film che ci si rivolge ai giovani non soltanto perché parla di tennis, e di tennis si parla molto in questo periodo grazie anche alle vittorie di Sinner, ma anche perché tratta di quelli che sono i temi importanti per i giovani, ovvero il confronto, l'amicizia e molte situazioni che si dicono camp, ovvero al limite del trash, e anche quella che si chiama una fluidità sessuale. E infatti che cos'è Challengers? Riguarda un rapporto, un triangolo tra due amici e una donna che si infila, tra virgolette, nel loro rapporto. Tutti e tre sono delle promesse di tennis che manterranno o meno queste promesse e hanno dei legami sia di tipo sentimentale che amicale, ma anche spintamente erotico. Questo forse è uno dei tratti salienti di questo film che richiama così tanti spettatori al cinema. Il film inizia nel 2019. C'è Art, Mike Feist, che si misura con un concorrente molto al di sotto delle sue possibilità. Josh O'Connor, che nel film è Patrick. Perché? Perché ha perso molto, ha perso soprattutto fiducia nelle sue capacità e quindi deve andare in un torneo che è un poco al di sotto di quella che è la sua statura per cercare di riprendere confidenza nella racchetta. Nel pubblico c'è una donna molto speciale per entrambi, che è Tashi Zendaya, che capiremo essere la moglie di Art. Il film è strutturato benissimo perché è tutto un avanti e indietro nel tempo con una regia molto solida, con dei tempi anche comici, sia nei dialoghi sia nel modo di inquadrare, per esempio il rallentì della pallina, oppure inquadrare da sotto un momento particolarmente tragico per sdrammatizzarlo. Questo film propone anche delle situazioni che sono proprio di un pubblico molto giovane, ma la bravura registica attira anche un pubblico un poco più anziano. Perché consiglio questo film? Anzitutto per la regia di Luca Guadagnino, che riesce a passare dal thriller di Suspiria al romance di Chiamami col tuo nome a questa commedia molto ben fatta, che è Challengers e che ha fatto ormai oltre 30 milioni al botteghino negli Stati Uniti. In secondo luogo per la sceneggiatura, i dialoghi tiratissimi che non cadono mai nel melodramma e quando devono cadere nel melodramma ecco che si fermano. E in terzo luogo per gli interpreti. La maggior parte degli spettatori è andato per Zendaya, che era amatissima dal pubblico più giovane, sia per le avventure disneyane sia per Euphoria, ma anche per i nuovi beniamini, che sono Josh O'Connor e Mike Feist. Per me sono 4 stelle su 5. Bravo Guadagnino!